sì, non dà l'impressione, la vince, punto. Sì, Quindi non sì. è questa. Adesso, al di là di tutto, ogni gara nasconde le proprie insidie. Oggi sicuramente è stata una gara in discesa per il rigore. A me dal campo sembrava ci fosse, poi ovviamente è un'azione che fa l'arbitro, però quindi se c'è rigore c'è anche espulsione. Certo. Quindi niente, non commentiamo gli episodi dell'arbitro, però possiamo dire che comunque è stata una gara dove c'è stato sicuramente un dominio. Voi per l'uomo in più, voi per tutto, però con questo andamento di una gara meritata, ma che comunque, diciamo sempre la stessa cosa, deve essere archiviato perché fra 4 giorni si rigioca, si gioca in Non c'è trasferta, respiro. non c'è respiro, esatto. E quindi adesso che siamo lì in classifica dobbiamo certamente ragionare gara dopo gara e non cullarci su quello che abbiamo raccolto finora, dobbiamo azzerare dopo ogni partita. Ma il direttore parla di classifica, a Sì. differenza di mister No, però Casetta. lei ha detto la guarda alla fine, è stata chiara, alla No, fine del girone guardiamo d'andata, alla anche la fine. classifica. Adesso più o meno ci sono quasi tutte le squadre hanno disputato lo stesso numero di gare, questo mi riferivo in passato. Certamente adesso più che guardare la classifica dobbiamo guardare noi stessi, nel senso che aggiungere un risultato positivo per volta, quindi resettare quello che è stato fatto prima, però consapevoli che abbiamo messo in cascina qualcosa, quindi poi alla fine tireremo le somme. Certamente sarebbe da stupidi adesso dire ci nascondiamo perché non avevamo i favori del pronostico, sicuramente non siamo una squadra più forte, però vogliamo essere quella che sia più continua. Però è la squadra che sta giocando meglio e che ha i numeri migliori, poi lo dice la classifica. Non lo so se giochiamo meglio, però sicuramente è la squadra che ha ottenuto al momento più vittorie, quindi ce le teniamo strette, però ripeto, è come se ne avessimo vinte zero. Ecco, si ritorna a Vibo adesso per giocare contro la Viborese su un campo un po' particolare, diciamo che non è diciamo dei migliori. La Viborese proprio in quella circostanza ha avuto difficoltà anche per il vento contro la Regina. Ecco, che cosa ci aspettate da questa gara? Non ci sarà Lini per Speriamo l'espulsione, che non ci sia. l'unico Speriamo pelo nell'uovo di questa gara. che non ci sia il vento più che altro nella prossima gara. Poi vediamo. Sì. Sicuramente abbiamo una rosa dove chi gioca ha sempre dimostrato di poter valere. Lo dimostra il fatto che oggi, sempre Viola, che non partita titolare, ha fatto gol e tanti altri che l'hanno dimostrato in queste 15 gare di campionato. E ti credo che è il 14° che segna l'orologio della Sì, Gestalt. esatto, sono contento anche per lui perché comunque è un esempio per il gruppo, è un ragazzo eccezionale, ha fatto salire di molto insieme a tanti altri di livello sia del gruppo che della squadra, quindi sono contento anche per lui, merita una soddisfazione del genere. E poi niente, Considerazioni le altre situazioni sono superflue, quindi è inutile dire.